Quindi c'è molta soddisfazione per questa manifestazione, ma soprattutto io penso anche la cornice di Ascoli si presta. Piazza del Popolo è Piazza del Popolo, non si discute, quindi dà quel qualcosa in più anche ai partecipanti. Poi voglio ricordare che ad agosto, l'anteprima di San Demetrio, avremo la 10.000 Ascoli in notturna, che è altrettanto bellissima perché si arriva a Piazza Ringo, quindi con la cornice del Duomo, del Comune, insomma è anche un altro luogo da ammirare. Quindi ringraziamo Tonino Brutti, grazie per l'intervista, ma grazie per la bella giornata di sport. Grazie a voi, grazie a voi. Allora siamo qui con il vincitore Mauro Marselletti, che mi ha appena detto e ricordato che addirittura per la terza volta nel terzo anno di fila che vince questa competizione. Ma insomma, tu sei troppo forte per venire qui? No, è questa perché è una gara importante per la nostra società, la ASA Ascoli, che ha costruito, diciamo, negli ultimi anni questa gara e certamente l'ha migliorata perché siamo arrivati a 350 iscritti, forse anche di più, e questa è una cosa molto importante. E come ASA io sono anche allenatore della categoria ragazzi nella società e quindi è un ottimo, diciamo, punto di visibilità per la nostra squadra di atletica. Quindi io so che tu di gare ne vinci tante, ne hai vinte tante, però quello che dico io, correre qui ad Ascoli, nella tua città, in questa splendida cornice, è un'emozione diversa. Sì, sinceramente è un'ottima vetrina, sia dal punto di vista della visione generale, perché veramente c'è un ottimo panorama e quindi si corre veramente in un ambiente artistico e culturale di un certo spessore. Mauro, ci conteniamo ad allenare per quella del 2013? Sì, sicuramente dobbiamo vincerne almeno 10. Va bene, ci vediamo alla undicesima. Vincenzo Di Basilio, secondo classificato oggi qui ad Ascoli alla Maratona 100 Torri, che è un po', diciamo, la tua bestia nera, il primo classificato, Marselletti, vi rincorrete sempre l'uno con l'altro, però insomma, cosa ci racconti di questa giornata, della corsa di oggi, della gara di oggi? Ciao a tutti, bestia nera, ma sempre in puro spirito sportivo, quindi sinceramente quando lo trovo sono sempre contento, perché anche per me è anche uno stimolo a migliorare in continuazione, a cercare di rimanergli attaccati il più possibile, e quindi ci siamo divertiti comunque alla grande e questo è il giusto spirito. Poi è una competizione, quindi lui chiaramente è più forte ed è giusto che vinca, quindi. Senti, tu sei un vicino di casa, perché in realtà sei abruzzese, sei della provincia di Teramo, però dici la tua, correre ad Ascoli Piceno in questa cornice. Io sono di Teramo, quindi siamo molto vicini e qui nell'Ascolano si organizzano sempre bellissime gare. Domenica scorsa anche il 10.000 Ascoli è sempre organizzato dall'ASA, dalla società anche del vincitore. E quindi è sempre un piacere per me venire qui, la gente partecipa, i percorsi sono bellissimi, quindi mi fa sempre piacere venire. Va bene, allora ci vediamo alla prossima sfida. Certamente. Oggi con questa bellissima edizione della Maratonina 100 Torri, sapientemente organizzata dagli amici dell'ASA Ascoli e dall'Associazione Li Precisi, è un'edizione di record, perché veramente quest'anno, dopo 37 edizioni, mi dicono che abbiamo battuto tutti quanti i record sotto il profilo della presenza. Siamo particolarmente orgogliosi perché oltre all'aspetto agonistico è veramente questa gara fa parte della tradizione ascolana. Oggi era veramente bello vedere tutti i nostri podisti che andavano in giro nel centro storico, correvano nei nostri quartieri e di conseguenza siamo molto contenti. Dicevi settimana scorsa insieme, oggi insieme, l'invito è anche per la prossima settimana, 29 aprile, al Colle San Marco, dove faremo anche due bellissime gare, la Gran Fondo dei Colli Ascolani di ciclismo e l'Eco Trail insieme agli amici dell'Avis Marathon. Di conseguenza vi invitiamo veramente tutti, perché il San Marco deve rivivere e lo sport veramente può dare quel qualcosa in più. Aspettiamo circa 1.000 sportivi e siamo contenti, ma gli appuntamenti non terminano, perché il 2 e 3 maggio avremo qui da noi la Commissione Europea per controllare i criteri di Ascoli Città Europea dello Sport 2014. È un obiettivo che ci siamo posti, perché veramente Ascoli, grazie soprattutto alla forza delle nostre associazioni, può cogliere questo obiettivo. È un obiettivo che oltre a lustro può darci veramente la possibilità di andare incontro a quelli che sono dei nuovi fondi a disposizione per lo sport a livello europeo. Siamo contenti, grazie a tutti e buona domenica. Esatta 50.
37 secondi, Masciti Rita per 15 km, lei ha vinto già la maratona di Martinsicuro, maratona dell'Adriatico quest'anno e quindi continua nelle sue vittorie, premia l'assessore allo sport di Ascoli Piceno Brugni, Rita Masciti, seconda classificata, stessa società, De Angelis Katia, veramente a poca distanza, leggiamo il suo tempo, 1:01:21, quindi 1:05 dopo, dalla sua compagna di squadra, De Angelis Katia. E andiamo direttamente in Ascoli per la terza classificata, Carlini Alessandra Avis Ascoli Marathon. Questa giovane ragazza ha vinto le ultramaratone, ma di quelle toste in salita, ci ricordiamo a maggio prossimo, abbiamo la Eco Trail dei Massi, direttamente una maratona di 42 km in mezzo alle montagne con dislivello di 1 km sul livello del mare, veramente saliamo in Abruzzo e lei le ha vinte tutte quante queste gare o se è sempre per... Mauro Marselletti, Asa Ascoli, organizzatore. Marselletti Mauro che corre per l'Asa Ascoli ma di Offida, ci ricorda il 1° maggio, abbiamo una gara importantissima anche ad Offida del Serpente Auro, quindi se volete correre direttamente il 1° maggio, che festa ad Offida. Un altro vincitore di gare, eccolo qua, Di Basilio Vincenzo dall'Atletica Gran Sasso, quindi apriamo provincia di Teramo, in seconda posizione Di Basilio Vincenzo. Questi due signori hanno fatto il vuoto dietro di loro, 48 minuti 36 secondi, 50 minuti per il secondo classificato. Il terzo classificato a 54 minuti e 14 secondi, in mezzo fondo Club Ascoli, Mancini Vincenzo. Mancini Vincenzo della mezzo fondo Club Ascoli, quindi Ascoli, Teramo, Ascoli. Per i primi tre di oggi, Marselletti Mauro, Di Basilio Vincenzo, Mancini Vincenzo.